parleremo, insomma, con uno scrittore, un ricercatore che si chiama Marco Marsili, che vi presenterò tra poco, e che è una persona che asserisce di avere contatti con altre dimensioni, con esseri di altre dimensioni. È una persona che io ho conosciuto in questi giorni, ho apprezzato, ho conosciuto digitalmente su internet, ma anche personalmente, ed è una persona il cui calibro spirituale veramente molto elevato. E io intanto vorrei introdurre con qualche video il ricercatore, lo scrittore ricercatore che andremo a intervistare questa sera, e vi voglio far ascoltare un breve video di Marco Marsili dove si parla di minaccia aliena. Ecco, allora, perché uno magari può dire: che c'entra adesso la minaccia aliena? Allora, signori, mettete un po' i puzzle insieme. Allora, c'era un presidente, il presidente Bush, ecco, prima ancora di Obama e prima ancora di Trump, che era fissato per creare uno scudo spaziale. E ci sono interviste che potete ricercare su internet, eccetera. Ora uno si chiederà: ma lo scudo spaziale a che serve? E ci sono dichiarazioni di presidenti, ci sono, vedi per esempio il caso della Russia, ci sono dichiarazioni di molti ministri, insomma, che hanno parlato del fatto che la questione aliena è una questione reale, ecco. Ma ci sono le dichiarazioni anche della Marina Militare Americana, che recentemente ha ammesso, e anche le TV ne hanno parlato, ha ammesso che esistono oggetti volanti non identificati, insomma, no? E dulcis in fundo, anche l'Aeronautica Militare Italiana ha desecretato i file che sono disponibili sul suo sito, ha desecretato i file dove si raccolgono questi elementi. Uno dirà: sono oggetti volanti non identificati. Ok, potrebbero essere oggetti militari. Però voglio dire, anche le testimonianze, se noi ci mettiamo le testimonianze di moltissimi contattisti che dicono magari le stesse cose con parole diverse, addirittura le razze aliene che coincidono. Perché in questa trasmissione abbiamo parlato molte volte di questo argomento, e addirittura le razze aliene coincidono, cioè ci sono insomma diverse razze, andiamo sempre lì, insomma, cioè quelle positive e quelle negative, naturalmente, perché essendo insomma noi abbastanza ancora, come dire, bambini dal punto di vista evolutivo, ecco, c'è chi si approfitta di noi e chi invece ci vuole insegnare qualcosa, proprio come i bambini. Quindi, voglio dire, cerchiamo, ecco, di guardare un po' oltre, ecco, perché è molto importante guardarsi dentro, però è molto importante anche guardare intorno a noi, osservare quello che accade, perché questo ci rende svegli e smart. Allora, adesso vi faccio ascoltare questo breve video di Marco Marsili dal titolo Minaccia aliena. Ascoltatelo perché è molto molto interessante. Le ammissioni pubbliche ormai del Pentagono addirittura. Cioè, praticamente, a mio avviso, stanno preparando qualcosa di losco, perché non è che ce lo dicono. Fino ad oggi ci avete mentito, mo siete diventati bravi da un giorno all'altro e ci dite tutta la verità. No, stanno preparando qualcosa di losco. Altrimenti, se fossero diventati veramente tutti molto bravi, avrebbero detto: sì, fino ad oggi vi abbiamo mentito, ma la verità è che questi esseri sono qui per aiutarci. No, loro hanno detto semplicemente che questi oggetti sono effettivamente non terrestri. Cioè, non terrestri. E quindi che sono? Extraterrestri o intraterrestri, ma comunque non è roba nostra, non è tecnologia nostra, questo hanno detto. Secondo me stanno preparando, e secondo anche ricercatori come Pier Giorgio Caria, ben più autorevoli di me, stanno preparando un brutto scherzo, cioè per ora hanno detto che esistono, che è tutto vero, e magari tra qualche tempo diranno che sono una minaccia, che sono esseri negativi, per negativi. E in questo modo avranno maggiore possibilità di, che ne so, mettere la legge marziale, perché loro potrebbero benissimo fare una finta guerra extraterrestre. Ormai la tecnologia antigravitazionale, l'esercito la conosce, gli eserciti la conoscono, soprattutto quello americano, penso anche quello russo, la conoscono. Quindi potrebbero fare benissimo dei dischi volanti. Lavoravano
alla tecnologia antigravità già negli anni 60 con il contattista Auer Menger, contattista che addirittura ha rivelato al governo delle cose sull'antigravità, cose di questo tipo. Infatti poi l'hanno richiamato, cioè l'hanno abbandonato gli esseri. Però è stato un grandissimo, Auer Menger, prima di questa défaillance imperdonabile, diciamo. Quindi ce l'hanno queste tecnologie. Ovviamente non significa, se tu hai la tecnologia antigravitazionale non significa che hai la tecnologia per viaggiare nello spazio, ma hai la tecnologia per tenere un disco magari sospeso per aria. Ecco, viaggiare nello spazio è tutt'altra cosa, non basta quello. Ecco, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che mettono in giro 15-20 dischi volanti finti, i loro. Nel frattempo proiettano altri migliaia con ologrammi, proiettano altri migliaia di dischi volanti identici, però veri magari ce ne sono solo 20, le altre migliaia sono tutti ologrammi, ormai la tecnologia degli ologrammi è arrivata a livelli pazzeschi. E a questi qua, quelli veri, gli fanno sparare 4-5 laser fatti bene, gli fanno distruggere una città terrestre. Semplice, come Hollywood, mezzo di informazione della CIA, ci ha insegnato fin dagli anni 50, potrebbero fare qualcosa del genere e quindi di conseguenza dire: ah, questi sono cattivi, ci vogliono invadere, legge marziale, libertà dei popoli assolutamente ridotta. Perché? Perché questi sono anche molto simili a noi, potrebbero nascondersi tra la gente. E allora giù tutto quello che viene detto oggi, microchip e cavoli vari. Non so se accadrà veramente così in questi termini, ma stanno lavorando per questo. Loro fanno questi potenti che guidano le sorti disperate dell'umanità, fanno programmi che durano 30 anni, vanno di 30 anni in 30 anni. Non è che dicono: oh, oggi mi sveglio, c'ho voglia di far così. No, tutte guerre calde, guerre fredde, tutto viene studiato a tavolino da, dicevano già gli extraterrestri negli anni 60, tramite Eugenio Siragusa, dicevano: le vostre due maggiori superpotenze sono in possesso di calcolatori computer, oggi sicuramente sono dei software ad altissimo livello, possiedono dei calcolatori computer in grado di prevedere le dinamiche sociali e quindi di dire: per mantenere il potere, qui serve una guerra calda, qui serve una guerra fredda, qui devi uccidere un capo di Stato, qui devi fare una rivoluzione popolare, qui. È questo che è sempre accaduto. Anche le rivoluzioni popolari, le famose rivoluzioni tutte con la bandiera col pugno, ma quelle sono state finanziate dai servizi segreti quasi sempre. Finanziate dai servizi segreti americani, quasi sempre americani o in combutta con gli americani. Quindi l'umanità non è libera, è sotto schiavitù e sotto ipnosi. Questi esseri che possono liberarci, questi esseri, le conoscenze e gli insegnamenti che questi esseri ci trasmettono possono liberarci. Bene, allora, questo era un piccolo assaggio degli argomenti che andremo a trattare questa sera, che potrebbero essere argomenti fuori dal mondo, e infatti lo sono, insomma, però voglio dire, chi ci segue, chi segue anche un po' la controinformazione su internet, che è piena di perché, a differenza di quella mediatica che non vi dice una cippa. Ecco, sa benissimo che, voglio dire, certe cose dietro le quinte del mondo accadono e come, sa benissimo che c'è un'elite che attraverso il denaro, attraverso la manipolazione delle emozioni, attraverso, insomma, l'abbassamento della vibrazione collettiva ci tiene in questo stato di ignoranza, disperazione, cattiveria. Cattiveria, conflittualità, ma parliamoci chiaramente, insomma, cioè, siamo onesti una volta per tutte. E quindi, voglio dire, se c'è una razza evoluta, come stasera vedremo, se c'è una razza evoluta che in qualche modo vuole farci evolvere, se questa elite è interessata invece a farci rimanere tale perché approfitta di questa nostra ignoranza, si inventerà di tutto. Come diceva anche Marco Marconi,
Marsili si inventerà magari una finta minaccia aliena in cui appunto quindi gli alieni sono tutti cattivi, ci vogliono invadere. Del resto la filmologia di Hollywood è sempre stata questa, no? Prevalentemente basti pensare cioè, tutti i film insomma sugli alieni, voglio dire, è pieno, ed è c'è sempre l'invasione, c'è sempre l'alieno cattivo in qualche modo, no? Perché quindi che ci vuole che loro magari fanno una cosa del genere? Perché comunque alla fine, voglio dire, questa elite non vuole perdere il potere, e se c'è un risveglio loro, l'unica cosa che gli rimane è veramente la marzialità, insomma, veramente il controllo più totale, il controllo manifesto, quello che adesso oggi la gente si rifiuta di vedere, perché oggi c'è un controllo occulto, no? Attraverso, ripeto, il denaro, la manipolazione delle emozioni, una vita di schiavitù che neanche te ne accorgi di viverla. Oggi il controllo è occulto, a quel punto il controllo diventerebbe manifesto, ecco. Quindi, e magari mi dicono come al solito, mi diranno sei un complottista, ma signori, cercate di ragionare un attimino, sarò anche complottista, ma sinceramente, cioè, se oramai, voglio dire, i più scaltri, i più scafati sanno benissimo che la realtà non è quella dei mass media, quella del Grande Fratello. Allora, andiamo avanti, vi faccio ascoltare un ultimo video, poi avremo, spero già, l'intervista, anzi faremo una piccola pausa musicale e poi dopo partiamo con l'intervista. Allora, vi faccio ascoltare questo breve video, sempre di Marco Massili, che si chiama Gli extraterrestri incarnati sulla Terra. Ascoltatelo perché anche questo è molto molto interessante. Ci sono extraterrestri che vivono sulla Terra e sono non consapevoli di essere extraterrestri. Sono qui perché portano quei valori che loro hanno coltivato nelle loro super civiltà e li devono esprimere quando dopo ormai sono incarnati in madri umane, nascono da madri umane, si incarnano, nascono, loro quei valori ce li hanno dentro, quindi li devono esprimere per forza. Vi faccio un esempio: fin da piccolini non riescono a capire il denaro, dicono ma perché c'è? Cioè, se io non ho questa moneta, non posso mangiare quella torta? Cioè, la recepiscono come una violenza, una cosa inconcepibile. E questo già provoca dei traumi. Infatti, non è raro, non è rarissimo, che gli extraterrestri che nascono in questo modo diventano dei disadattati sociali. Se non incontrano l'aggancio giusto, perché può capitare, perché il diavolo non dorme mai, se non incontrano l'aggancio giusto diventano tossicodipendenze, eccetera, eccetera, grandi problemi psicologici, psichiatrici, quindi depressioni e così via. Perché come fanno a vivere sereni in questa società dove tu per vivere sei costretto a lavorare? Costretto, cioè io vivo, sono nato, ma se non lavoro muoio. Oppure comunque non posso fare una vita decente, non posso pagare l'autostrada, non posso prendermi una macchina, nemmeno la patente, cioè non posso fare niente senza il vil danaro e quindi senza il lavoro. Come si fa? Non la capiscono questa cosa e quindi soffrono terribilmente, forse inconsapevolmente soffrono di queste cose e si ammalano a livello psichico e poi anche a livello fisico, e non è rarissimo. Anche extraterrestri che non sanno di essere extraterrestri, che diventano grandi personaggi famosi, grandi artisti, grandi cantanti, grandi musicisti, che però mentre sul palco esprimono il loro talento che viene dalla quarta dimensione, quindi poi dentro casa picchiano la moglie, si drogano, fanno 80 figli con 80 donne diverse, cioè non c'hanno quel... sono problematici questi viandanti delle stelle. Se incontrano invece l'aggancio giusto diventano personalità molto influenti nella società, anche nascostamente, anche dietro le quinte, ma personaggi che aiutano molto l'evoluzione sociale, la creazione di contesti positivi, relazioni e così via, perché è questo che devono fare. Oppure grandi personalità artistiche che non per forza hanno il lato negativo. Magari sono un po' squilibrati, ma quello è normale. Ad esempio nell'amore sono squilibrati, cioè nella monogamia, perché nei loro pianeti la monogamia come c'è qui non ce l'hanno. E quindi loro, come? Quella mi piace e io ci vado. Cioè, fine.
perché ti devi offendere, amore mio, se io vado con quella ragazza, o viceversa, se io vado con quel ragazzo a fare una passeggiata e ci diamo un bacio sotto le stelle, perché te ti offendi? A te tutti i giorni ti do i baci. Dov'è il problema? No, qua c'è il problema. Qua poi la legge comunque è quella della monogamia, finché non entriamo nella nuova società, perché c'è stata data questa legge da questi esseri, dagli dèi c'è stata data, Gesù Cristo l'ha confermata comunque. Quindi fino alla nuova società abbiamo questa legge della monogamia, perché? Perché già facciamo casino così, figuriamoci, nella monogamia. Ah, il dibattito non è sulla monogamia, naturalmente, perché altrimenti non ne usciamo più, quindi vi prego, non mandateci messaggi sulla monogamia, perché insomma, voglio dire, quella è una scelta personale. Io personalmente dico che finché si è in amore la monogamia è spontanea, insomma, purtroppo molti rapporti sono abitudine, non sono amore. Comunque, non parliamo di questo argomento. La cosa interessante, quest'altro spunto interessante di Marco Marsili riguarda il fatto che ci sono sicuramente, siccome noi siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza nella materia, ci sono sicuramente tra di noi magari degli esseri che vengono da altri pianeti, e quindi quando vengono qui con questa vibrazione così bassa sono un po' dei disadattati. E quindi giustamente lui dice, se non trovano l'aggancio giusto, questi si perdono. Perché comunque hanno delle vibrazioni superiori, le hanno dovute abbassare per fare questa esperienza, e questa esperienza è molto pericolosa. In effetti siamo in un pianeta prigione quasi, no? Vedendo il sistema mondiale, voglio dire, la libertà è una conquista interiore, ecco, perché esteriormente al di fuori di noi la libertà non c'è. Ecco, quindi già questo concetto forse dovremmo cominciare. La vera libertà non c'è, la libertà è apparente, insomma, no? Pronto? Allora Marco, intanto benvenuto su Radio Gamma 5. Grazie, grazie mille Gabriele, grazie a Radio Gamma 5, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Io ho già fatto ascoltare due tuoi video, e il primo riguardava la minaccia aliena in qualche modo, il secondo degli extraterrestri incarnati sulla Terra, e sono due punti di vista molto interessanti a mio avviso. Io intanto volevo chiederti riguardo il primo video, riguardo il secondo video, partiamo col primo video. Secondo te effettivamente tu sei un contattista, insomma sei uno scrittore, un ricercatore, un contattista, e poi ci spiegherai insomma meglio quello che la mia presentazione, insomma. Volevo chiederti, secondo te d'amblè, insomma, è effettivamente reale, stanno preparando una minaccia aliena? Cioè tu confermi quello che hai dichiarato, no? Sì, allora vorrei, cioè ti hanno detto questo, insomma, questo è quello che la mia domanda. Innanzitutto vorrei precisare, permettimi Gabriele di precisare, che io non mi definisco un contattista, vissuto e vivo delle esperienze con questi personaggi, diciamo che sono un aiutante dei contattisti. Ok, perfetto, perfetto. Okay. Sto facendo la gavetta, poi vedremo, se mi comporto bene dall'alto decideranno. Che bello, che bello. Per quanto riguarda la cosiddetta minaccia aliena, che ovviamente non è una minaccia aliena, ma è una minaccia del tutto terrestre, esatto, fisicamente aliena, che poi aliena, diceva il grande contattista Eugenio Siragusa, alieni, gli alienati siete voi terrestri. Esatto, siamo noi gli alienati. Quindi questa minaccia extraterrestre, ci sono tutte le carte in tavola affinché venga messa in piedi questa finta minaccia extraterrestre per spaventare i popoli, per giustificare una, diciamo così, una stretta sui diritti delle anche persone. Per creare il famoso nuovo ordine mondiale, no? Come? Anche per creare il famoso nuovo ordine mondiale, volendo. Diciamo che il nuovo ordine mondiale era un progetto che a quanto pare sta fallendo miseramente, ma comunque c'è la volontà da parte delle istituzioni di potere, soprattutto del potere occulto, sicuramente non soltanto dei burattini che vediamo in televisione, ma del vero potere, quindi dell'alta finanza e dei poteri che governano le sorti di questa umanità, c'è la volontà
di mantenerlo, questo potere, il più possibile, il più lungo possibile. E se per fare questo si trovano, diciamo così, nella necessità di dover eliminare i diritti delle persone, del popolo, loro lo fanno. Lo fanno. A rimorsi di coscienza. Sì, sì, sì. E poi vabbè, parliamo invece degli extraterrestri incarnati sulla Terra. E, a tuo avviso ce ne sono tanti? Vai subito al sodo, eh? Sì, sì, vabbè, e poi io perché ti voglio introdurre, volevo soltanto completare qualche dichiarazione di video che ho già mandato in onda, poi volevo finalmente introdurti, insomma, iniziare la nostra chiacchierata. Volevo appunto chiederti, a corredo del secondo video che abbiamo fatto ascoltare, audio per i nostri ascoltatori, ci sono secondo te, secondo loro, parecchi extraterrestri incarnati sulla Terra? Allora, negli anni 60 e 70 di extraterrestri incarnati sulla Terra, chi in modo consapevole, chi in modo del tutto inconsapevole, se ne contavano, secondo le stime, secondo i calcoli degli extraterrestri stessi, secondo i loro messaggi, se ne contavano tra i 6 e i 10 milioni. Oggi sicuramente ce ne sono molti di più. Io li identificherei con i famosi bambini indaco, di cui parla un po' la corrente New Age, i bambini indaco, cioè, o bambini cristallo, cioè questi nascituri e questi neonati che dagli anni ormai 80 ad oggi dimostrano di avere qualità particolari, sensibilità particolarissime. Certo. E quindi anche un livello di coscienza superiore rispetto ai genitori e ai nonni. Certo, certo. Ascolta Marco, siccome noi abbiamo la brutta abitudine, ecco, di far presentare un attimino l'ospite, ecco, quindi chiedere all'ospite come è arrivato a fare quello che sta facendo, insomma, per il quale noi lo stiamo intervistando, io volevo chiederti questa introduzione anche a te, insomma, chi meglio di te può spiegarci, insomma, come sei arrivato a fare quello che stai facendo, quindi a scrivere il libro I Viandanti delle Stelle, di cui poi parleremo nel dettaglio, a fare le tue conferenze e via dicendo. Va bene, vorrei soltanto fare una piccola precisazione del discorso che abbiamo appena affrontato. Sì. Extraterrestri sulla Terra, ma in realtà lo spirito, quello che noi siamo, cioè io sono, ego sum, la nostra intelligenza individuale è solare, cioè viene dalle stelle, dagli astri, viene partorita dal sole, la nostra intelligenza. Quindi tutti noi siamo esseri stellari, esseri solari, che si incarnano poi nei pianeti. Adesso non stiamo a specificare il perché e il per come, perché non ne veniamo fuori, ma noi siamo tutti esseri solari in tutto l'universo. Poi ci sono delle caratteristiche specifiche perché l'incarnazione prolungata in un determinato contesto nello spazio e nel tempo implica la manifestazione di attributi, di qualità, di facoltà particolari. Quindi se io mi incarno per tante volte sulla Terra vengo definito un terrestre, ma e quindi ho degli attributi che riguardano questa società terrena, che si riscontrano maggiormente in questa società terrena, ma in realtà nessuno è terrestre e nessuno è extraterrestre, siamo tutti extraterrestri e siamo tutti, perché siamo tutti solari, siamo tutti esseri spirituali, esatto. Sì, questa era la precisazione. Poi mi presento, io Marco Marsili, sono responsabile di una associazione culturale che si chiama Dal Cielo alla Terra di Gubbio. Gubbio è la città dove sono nato e dove vivo e dove opero e lavoro al momento. Questa associazione culturale, Dal Cielo alla Terra, Gubbio, nasce nel 2012 su ispirazione di quella che per me e per gli aderenti a questa associazione è una guida spirituale. L'ispirazione di questa associazione nasce da Giorgio Bongiovanni, per me è una guida spirituale, il mio insegnante spirituale. Poi ne parleremo, Giorgio Bongiovanni è un personaggio immenso che
vive un'esperienza mistica molto particolare, uno stigmatizzato da 30 anni, e da quando aveva 26 anni, quindi vive un'esperienza mistica molto intensa, molto particolare, ed è un uomo di grande valore etico, di grande impegno nei confronti della giustizia sociale, del volontariato per quanto riguarda la difesa dei diritti umani, dei bambini, dei più deboli, quindi ce ne sarebbe, potremmo affrontare l'argomento Giorgio Bongiovanni per ore, giorni, mesi e anni. Ecco, questa associazione culturale è stata ispirata da questo personaggio perché io e altre persone, ma innanzitutto io, a partire dall'anno 2007 ho iniziato ad interessarmi a questi argomenti extraterrestri, alla filosofia cosmica che veniva divulgata, che io leggevo tramite i messaggi divulgati da Eugenio Siragusa, appunto il più grande contattista della storia di cui che abbiamo menzionato poco fa. Quindi dal 2007 al 2009, per due anni, io mi sono immerso in questi insegnamenti, fino a che nell'anno 2009 ho avuto, su mia esplicita richiesta, ho avuto un'esperienza di contatto, la prima esperienza di contatto ravvicinato con questi personaggi extraterrestri, chiamiamoli volgarmente extraterrestri, in realtà sono personaggi multidimensionali, perché la realtà extraterrestre e la realtà cosmica, quindi, e la realtà spirituale sono due facce della stessa medaglia, quindi anche qui potremmo approfondire tanto il discorso. Mi trovavo il 25 novembre dell'anno 2009, mi trovavo presso la montagna detta di Sant'Ubaldo a Gubbio, dove vivo io in provincia di Perugia, sì. In realtà si chiama Monte Ingino. Non ho capito, si chiama? Monte Ingino. Ok. Nei pressi della Basilica di Sant'Ubaldo, dove c'è il corpo incorrotto, in una teca di vetro, il corpo incorrotto di questo santo magnifico. Mi trovavo sì poco distante da lì e su mia richiesta, quindi io ho chiesto di avere un'esperienza, ho chiesto di vedere con i miei occhi queste navicelle, di incontrare questi esseri, perché e loro sono scesi. Ma perché io l'ho chiesto? L'ho chiesto perché in alcuni messaggi divulgati da Eugenio Siragusa, che io tanto sentivo dentro di me come veritieri, e la figura stessa di Eugenio, io sono innamorato della sua personalità, anche se non l'ho mai incontrato fisicamente in questa vita. Io chiedevo perché in alcuni di questi messaggi c'era scritto: se una persona sente dentro di sé forte questo fuoco, questo interesse nei confronti della nostra realtà, nostra intesa nel senso extraterrestre, vuol dire che noi extraterrestri già stiamo sollecitando questo suo interesse, questo suo fuoco interiore, siamo noi che stiamo stimolando questo interesse e questo fuoco, quindi noi sappiamo chi è che ci rivolge le sue attenzioni. Quindi benissimo, mi sono detto, se le cose stanno così, voi adesso state ascoltando le mie parole, state ascoltando i miei pensieri, le mie emozioni, quindi se questo è vero, adesso io vi do un appuntamento, cioè vengo, mi alzo dalla sedia e vengo in montagna dove c'è solitudine, silenzio, pace e armonia, e voi vi fate vedere. Io avevo 21 anni nel 2009, quindi comunque l'ho fatto forse anche con un po' di arroganza giovanile, questo impeto che avevo, sono uscito di casa e ho risalito la montagna e dentro me pensavo: se è tutto vero, fatevi vedere, perché se vi fate vedere significa che quello che dite attraverso i messaggi di questo Eugenio Siragusa è tutto vero. Significa che quindi voi siete una realtà concreta. Se voi siete una realtà concreta, se questi insegnamenti sono veri e voi me lo dimostrate facendovi vedere, io vi dedico la mia vita, perché per me non c'è niente di più importante di questo, perché le implicazioni che ha la realtà extraterrestre, la realtà cosmico-spirituale, le implicazioni che ha in tutto l'ambito di tutto lo scibile umano, in tutti gli ambiti dell'umana vita, sono implicazioni fondamentali che stravolgono tutto quello che noi pensiamo e conosciamo. Scherziamo, ragazzi, cioè avere la certezza che esistono gli extraterrestri cambia tutto. Cambia tutto. Sì. Quindi io ho detto: se è vero, fatevi vedere, io vi dedico la mia vita. L'ho fatto forse anche con un po' di incoscienza. Con il senno del poi posso dire questo, ma
l'ho fatto. E loro sono scesi con questi globi luminosi, sono apparsi nel cielo con questi globi luminosi, sono discesi da un boschetto che sta lì sulla montagna e sono venuti fin davanti ai miei occhi, all'altezza dei miei occhi, a circa 5 metri di distanza da me, 4-5 metri di distanza da me, e si sono praticamente quasi fermati questi due globi. Era uno molto più grande, grande come una piccola automobile, e un altro globo era più piccolino. Il primo, quello più grande, era color bianco dorato e il secondo era color bianco azzurrino, e pulsavano, facevano sistole e diastole, come si dice, pulsavano come pulsa un cuore, anzi più che come pulsa un cuore sembravano respirare. Non so se è mai capitato di vedere, a me capitava quando avevo un cagnolino, quando era cucciolo, che dormiva per tante ore, visto i cuccioli dormono per tante ore, e allora ogni tanto mi accertavo, ma sta dormendo o sta male? Guardavo e vedi quel respiro profondo che fanno quando dormono anche i bambini, no? Quel respiro profondissimo. Ecco, loro respiravano, questi oggetti respiravano a quel modo, con questo respiro profondo nel silenzio più assoluto, e era una situazione incredibile, cioè tu lo capivi che non erano di questo mondo. A me quasi usciva dalla bocca la parola astrale, non lo so perché, mi usciva dalla bocca questa parola, mi veniva di dire astrale, astrale, il mondo astrale, mi usciva questa parola, io non lo so perché. Quando questa sfera, quella più grande, si è quasi fermata davanti a me, mi ha trasmesso delle informazioni, io questo lo dico, adesso posso dirlo con più chiarezza rispetto a 10 anni fa, ma questa è la realtà, mi ha trasmesso delle informazioni. Quando poi queste luci se ne sono andate, il mio pensiero andava velocissimo, io mi ricordo benissimo che avevo più pensieri che si sovrapponevano, ero in grado di pensare allo stesso tempo, nello stesso momento ero in grado di pensare a più argomenti, ma non 2 o 3, 20, 100, 1000 argomenti, tutti insieme, tutti perfettamente collegandoli, capendo, anche argomenti diversissimi tra loro. Quindi io, se mi ponevo una domanda, avevo da me stesso una risposta perfetta. Che cos'è la vita? E avevo una risposta perfetta. Perché il cielo ha questo colore? E avevo una risposta perfetta. Ma anche dal punto di vista, per dire, oggi direi scientifico, e io sono avulso da queste conoscenze, non sono un accademico, però in quei momenti io sapevo le cose, cioè sapevo tutto, mi facevo una domanda, gli davo delle risposte che capivo essere risposte perfette, cioè avevo il libro della vita in testa. Quindi, che so, guardavo il movimento delle nuvole oppure il movimento della vegetazione mossa dal vento, io avrei potuto riprodurre un'equazione matematica che definiva esattamente quei movimenti. Quindi, Marco, scusami se ti interrompo, volevo chiederti però una cosa. Come? No, scusami se ti interrompo, volevo chiederti una cosa. Tu hai anche, sai che c'è stato in Italia il caso Amicizia, no? Che è durato, insomma, svariati diversi decenni, in cui c'era addirittura un contatto continuo tra extraterrestri, chiamiamoli così, e umani. E quindi era nata una vera e propria amicizia, insomma. Io volevo chiederti, anche a te è successo che delle persone si sono poi palesate a te materialmente ed è nato un rapporto di amicizia? Allora, è successo questo. Dopo questa situazione io ho iniziato ho avuto una trasformazione interiore. Ho iniziato a porre delle domande, siccome ho visto che rispondevano, ponevo delle domande e chiedevo una cosa e dicevo, se questa cosa devo farla, fatevi vedere, se devo andare in questo posto, mostratevi con 2 sfere di luce, oppure fatemi 3 flash, ecco, e vedevi nel buio assoluto del cielo 3 flash dal nulla, quindi capivo che era un segnale che mi dava il via libera per fare o non fare qualcosa. In questo modo, con questa comunicazione che io dico sempre primitiva, si è sviluppato un rapporto, appunto la relazione si è sviluppata via via. Oggi sono passati 10 anni e quindi sono accadute altre cose. Io non ho
la, diciamo così, non voglio dire il consenso di parlare, ma non ho l'ardire di parlare di queste relazioni, perché per adesso non è mio compito fare il contattista di turno. Io devo appoggiare un grande contattista che per me è proprio uno di loro sulla Terra, che si chiama Giorgio Bongiovanni. Questo io devo fare, questo gli extraterrestri mi hanno chiesto di fare. Mi hanno detto: Giorgio Bongiovanni è il nostro messaggero. Non mi hanno detto: prendi la parola, parla di quello che noi ti diciamo. No, su questo mi hanno limitato per ora nello scrivere. Quindi scrivi quello che vivi, scrivilo e pubblicalo. E io ho scritto, non volevo farlo, ma mi hanno insistito e l'ho fatto. Okay. Ecco, in questi 10 anni sono avvenute ovviamente anche altre situazioni relazionali con loro. Loro ad esempio possono fare una cosa che per noi sembra incredibile, ma loro possono farla. Qual è questa cosa? Pilotare una persona, pilotare un individuo, un passante, un vicino di casa, uno sconosciuto o un conoscente o anche, perché no, un parente, e fargli dire qualcosa, cioè darti un messaggio attraverso il corpo e la bocca di un'altra persona, una persona magari ignorante su queste tematiche, che tu conosci e sai che è ignorante su queste tematiche, e all'improvviso ti fa un discorso di scienza cosmica, di filosofia cosmica o di scienza spirituale che ti lascia a bocca aperta, e un discorso di quelli possono farlo soltanto loro. Quindi capisci che loro hanno queste possibilità. Poi manifestarti a te, loro che scendono dall'astronave, e stringerti la mano fisicamente, per fare questo vuol dire che loro devono fidarsi di te. Io non sono in quella fase, io sono nella fase in cui loro stanno cercando di capire se possono fidarsi di me. Ad ogni modo io sto facendo del mio meglio per fargli capire che possono fidarsi di me, e vedremo quello che accadrà. Ma in questi 10 anni sono accaduti ad esempio dei tipi di contatto telepatico. Però sai, contatto telepatico, ok, ma chi c'è di là che parla? Noi non abbiamo, non ci danno la carta d'identità dall'altra parte, quindi bisogna verificare. Cioè, se c'è un messaggio o messaggi di questo tipo, devi valutare se sono coerenti con la messaggistica dei veri contattisti, degli autentici contattisti. Quindi è un lavoro di grande discernimento. Quindi ma la domanda, siamo Marco... in una scuola. Altri contatti sono avvenuti, ad esempio, loro hanno anche la possibilità, che per noi è fantascientifica, di coordinare il distacco della tua identità dal tuo corpo fisico, dal tuo veicolo fisico. Il corpo fisico è un veicolo, è un abitacolo. Okay. Loro hanno la possibilità, scientificamente parlando, senza nessunissimo tipo di problema, di coordinare quello che è il distacco dal corpo fisico e parlarti o farti vivere delle esperienze nella dimensione che viene definita astrale, la dimensione spirituale, la dimensione che è al di là di quella materiale e che compenetra in realtà, certo, quella, certo, materiale. Marco, però volevo chiederti una cosa, no? Tu hai parlato appunto di telepatia, di messaggi che insomma tu asserisci che ti arrivano da loro, no? La tua prova del 9 è quello che dicevi prima, cioè, perché altrimenti se no i nostri ascoltatori possono dire è una burla, cioè la prova è quella che tu ricevi questi segni anche visibili, in qualche modo anche visivi, quando li chiedi e vedi queste sfere di luce, cioè quello, sì, insomma, è il discorso, giusto? Sì, possiamo dire questo, però è anche vera un'altra cosa, sarebbe per me facile dire questo, però bisogna essere precisi. Okay. La realtà spirituale, la realtà che è al di là di quella fisica, è molto varia, molto, quindi varia. Bisogna stare attenti, non c'è soltanto rose e fiori, quindi va sempre tutto valutato con discernimento alla luce di quelli che sono poi i frutti che produce un determinato messaggio, perché se io ricevo un messaggio che mi dice sei bello, sei bravo, vai avanti così, può essere un po' anche fine a se stesso. Certo. Che significa? Se io ricevo un messaggio invece che mi sprona all'azione, all'altruismo e così via, in maniera concreta, cioè mi dà la possibilità di capire come agire effettivamente nella società, in relazione col prossimo, in maniera positiva, allora dico ok, questo messaggio viene dalle sfere
positive. Quindi questo è importante capirlo, perché nel momento in cui si aprono delle porte luminose, si aprono anche altrettante porte oscure. Quindi questa è una cosa che bisogna sempre tenere presente e che non bisogna mai sottovalutare. Allora, mi stanno arrivando molti messaggi e io voglio leggerti qualche messaggino, poi continuiamo con la nostra chiacchierata. Allora, sì. Intanto Michele da Venezia mi chiede: buonasera Gabriele, buonasera all'ospite. Chiedo cortesemente a Marco con che criteri gli alieni si avvicinano, visto che lui giustamente dice che se si sa che gli alieni esistono, la nostra vita logicamente cambia in tutti i sensi. Quindi vuole sapere con che criteri gli alieni si avvicinano in generale. Ecco. Ah, con che criteri, cioè che intenzioni hanno nei nostri riguardi? Sì, quindi i criteri per i quali si avvicinano, quelli evoluti naturalmente, perché se parliamo di razze sfruttatrici è un altro criterio, ecco. Quindi... Allora, quelli che noi chiamiamo extraterrestri che visitano il nostro pianeta appartengono ad una confederazione, così loro la chiamano la Confederazione Interstellare, che è l'unione di miliardi di diverse civiltà cosmiche che hanno raggiunto un livello evolutivo per noi angelico, divino. Sì. Ecco, questa confederazione così chiamata ha una gerarchia al suo interno, quindi è governata da esseri che per noi sono veramente delle divinità e che sono sempre state considerate delle divinità anche dalla cultura nostra giudaico-cristiana. Sono esseri che nell'antico passato sono stati definiti dei, sono stati definiti angeli, arcangeli e così via. Svolgono questa funzione, quindi di coordinare gli esseri superiori, svolgono la funzione di coordinare questa Confederazione Interstellare e le sue attività. Quindi non c'è nulla che accada nell'universo che sfugge alla Confederazione Interstellare. Quindi le civiltà che ci visitano perché appartengono alla Confederazione o comunque hanno il consenso dei maestri universali che guidano e governano la Confederazione. E vengono, soprattutto in questo periodo storico, per testimoniare un evento che sta per avvenire e che compirà i tempi storici umani in maniera definitiva, proiettando l'umanità della Terra verso le soglie della prossima dimensione, della prossima era, del nuovo cielo e della nuova Terra, della nuova società che verrà instaurata su questa Terra. Quindi rappresentano gli extraterrestri in questo periodo storico, rappresentano i segni dei tempi, rappresentano un segno messianico, un segno che annuncia il ritorno degli avatar, degli esseri divini che hanno calcato il passo su questa terra. Il primo fra tutti, il più grande fra tutti, l'essere più evoluto dell'universo è quello che noi conosciamo col nome di Cristo. Ma quindi Marco, scusa, questi se ti interrompo. Extraterrestri sono in realtà le schiere angeliche. Sì. Ma tu dici che stanno preparando un evento grande, quindi un ritorno di un profeta? Loro stanno apparecchiando... Uno dei tanti che hanno mandato sulla Terra. Come? Un ritorno di un profeta come uno dei tanti che hanno mandato sulla Terra? No, loro stanno preparando il ritorno del Cristo, insieme a tutti gli altri avatar, l'essere più evoluto, che sono vissuti sulla Terra e hanno dato i loro insegnamenti nelle varie culture, nei vari periodi storici. Sì, certo, ma certo. Il Cristo è il vertice, quindi il ritorno del Cristo è il compimento dei tempi, la fine dei tempi e l'inizio ovviamente della nuova società, della nuova civiltà, alla quale potranno partecipare solo ed esclusivamente coloro che già adesso si impegnano ad amare il prossimo come se stessi, cioè a mettere in pratica i valori che il Cristo ha insegnato. Esatto. Marco, ascolta, ti leggo ancora un altro messaggio. Allora, qui andiamo, lo immaginavo che arrivavano questi messaggi. Allora, Alessandro mi scrive: puoi chiedere al tuo ospite perché Eugenio Siracusa ha rinnegato Bongiovanni? Poi aggiunge, Giorgio Bongiovanni, mi sembra infatti che Eugenio Siracusa alla fine della sua vita lo considerasse indegno come suo successore.
Sì, diciamo che questi sono i messaggi che potevamo aspettarci, ma in realtà non è che Gene Siracusa ha rinnegato Giorgio Bongiovanni, c'è stata una presa di distanza, ecco, per differenze metodologiche. Poi, se queste persone si basano su due o tre filmati che hanno visto in YouTube, che magari erano filmati che dovevano pure restare privati, invece qualcuno ha messo in giro senza dare spiegazioni e senza specificare i tempi e i modi in cui quelle cose sono state dette, se poi certe persone che sono andate ad intervistare un Eugenio molto anziano hanno voluto proprio calcare determinati discorsi, se poi quei video vengono montati e tagliati ad arte per far passare un determinato messaggio, tutto questo le persone che affermano quello che affermano non se lo pongono, non se lo chiedono, ma c'è da valutare anche questo. Ad ogni modo resta il fatto che effettivamente Eugenio ha preso le distanze, poi ha preso le distanze negli ultimissimi anni della sua vita terrena da Giorgio, perché per tutta la vita ha tenuto Giorgio sul palmo della mano. Io vi ricordo che Eugenio Siracusa gridava in tutte le piazze mediatiche che Giorgio Bongiovanni era colui che noi aspettavamo, perché il segno che tutto il mondo avrebbe visto e stava aspettando, perché il segno che Giorgio Bongiovanni porta nel suo corpo non è di Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni è un veicolo di quel segno, ma il segno è di Cristo. Ok, io però ti volevo chiedere una cosa molto precisa. Qual è il significato spirituale delle stigmate? Perché Giorgio Bongiovanni ha questi sanguinamenti che, insomma, sono molto frequenti. Qual è il significato spirituale? Perché succede questo? Perché gli stigmatizzati in generale, questo è un discorso generale, gli stigmatizzati riproducendo nel loro corpo la passione di Nostro Signore, o meglio, Nostro Signore riproducendo nel corpo degli stigmatizzati la sua passione, sta ancora versando il suo sangue salvifico che lava le nostre miserie e ci permette di continuare a respirare e di guardare la luce del sole. Questo è il discorso generale per quanto riguarda la scienza dello spirito, per quanto riguarda gli stigmatizzati. Poi, in questo momento, lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni è un segno chiarissimo che Gesù Cristo è presente e operante, perché attraverso quei segni è Lui che opera nel mondo, che vive, che si muove, che parla. Quindi è tornato questo personaggio che disse tornerò in mezzo a voi, non vi lascerò orfani, è tornato effettivamente attraverso il suo strumento, che in questo caso si chiama Giorgio Bongiovanni. Poi dovrà manifestarsi con potenza e gloria sulle nubi del cielo per decretare la fine dei tempi, il giudizio e l'instaurazione della nuova società. Ma già si muove nel mondo questo personaggio. Ma ci sono molti stigmatizzati nel mondo, oltre a Giorgio Bongiovanni? Ci sono altri stigmatizzati, adesso non so né quanti sono, ma so per certo che il ruolo che ha avuto e che ha Giorgio Bongiovanni come stigmatizzato è il ruolo a livello mediatico è unico nel suo genere. Lui ha avuto proprio il compito che gli è stato dato dall'alto, il compito di mostrare al mondo questi segni. Nessuno potrà dire non sapevo. Questa frase detta dagli esseri di luce è marchiata a fuoco dentro di noi. Ho capito. Allora andiamo avanti con la nostra... Capirei che questo è un tema che divide molto, quindi avremo altri messaggi divisivi, Marco, quindi insomma sapevo che... insomma. Allora, io... Sì, poi scusa, volevo sì. Scusa tanto Gabriele, volevo aggiungere una cosa. Sì. Per quanto riguarda divisioni, separazioni, io faccio il tifo per lui, io faccio il tifo per l'altro, qui non siamo all'asilo nido. Esatto. Si tratta di cose serie. Quindi è importante il messaggio, l'evoluzione che l'individuo. Ecco, il messaggio si diceva, il messaggio è importante, non il messaggero, ma quello che voglio dire è che ci è stato insegnato un metodo di discernimento infallibile. L'albero si riconosce dai frutti.
un albero cattivo non può dare frutti buoni, esatto. Un albero buono non può dare frutti cattivi. Quindi se l'albero Bon Giovanni dà frutti buoni e ne dà i frutti buoni da 30 anni, nessuno deve difenderlo, si difendono da soli i frutti di Giorgio Bon Giovanni, significa che l'albero è buono, ok? Invece che cosa fanno? Dove sono i tifosi siracusiani dogmatici? Che cosa fanno per il prossimo? Che cosa fanno per la società? Questa è una domanda che faccio a loro. Rispondetemi con un messaggino, certo, ditemi certo. Che cosa fate nella vostra vita. Poi esatto. Ne riparliamo. I detrattori, infatti. Vabbè, ma del resto ogni profeta, i tanti che sono arrivati qui, ogni profeta è stato criticato. Anche quando non c'è niente da dire, te le inventi le cose, no? Sappiamo che è così, voglio dire. Quindi, ripeto, l'importante è il messaggio di quella che quella persona porta, l'evoluzione che porta. Come dici tu, l'albero si riconosce dai frutti. Questi detrattori molto spesso sono persone che hanno, cioè, come dire, devono criticare perché quello che fanno, punto e basta, la loro evoluzione gli consente soltanto quello, criticare e non costruire. Quindi, cioè, voglio dire, cioè, andiamo oltre, ecco, andiamo oltre. Allora, andiamo oltre. Ti volevo chiedere, Marco, allora, abbiamo oggi, torniamo un attimino all'inizio della trasmissione, dove sempre nel tuo video, Minaccellina, parlavi di dichiarazioni autorevoli da parte di uomini di scienza, di governo, di militari, eccetera, eccetera. E, oramai anche i mass media hanno sdoganato il tema degli UFO, quindi questo effettivamente ci porta a capire che le masse devono, la massa ignorante, ecco, la massa che vive soltanto materialmente la sua vita, che lavora 8 ore al giorno, eccetera, eccetera, quella che non pensa, la massa non pensante, deve conoscere che ci sono gli esseri nel cosmo. E quindi già in realtà che ne dica il CICAP, Piero Angela e compagnia cantante, già dagli anni 50 ci sono state dichiarazioni governative. Io ho qui davanti ai miei occhi delle dichiarazioni governative del, ad esempio, se volete le possiamo leggere, ad esempio del generale John Sanford, che fu incaricato di occuparsi di queste tematiche. Alla fine delle loro indagini, si tratta dell'aeronautica statunitense, l'Air Force degli Stati Uniti d'America, negli anni 50 dichiarò di fronte alle telecamere: i recenti avvistamenti non hanno nulla a che vedere con qualunque sviluppo segreto militare, intendevano. Abbiamo analizzato 2000 segnalazioni, una certa percentuale di queste segnalazioni sono fatte da osservatori credibili su cose relativamente incredibili. Ecco, di queste 2000 analisi ce ne sono state 700 che erano inspiegabili. Cioè loro hanno detto: non sono nostre, non sono i russi, non è nessuno, non sappiamo cos'è. Quindi già una dichiarazione pubblica del genere negli anni 50 è importante. Poi anche in Europa c'è stata una dichiarazione importante per quanto riguarda il governo francese. Nella fattispecie al governo c'era Chirac, se non erro, e nel 1999 ebbe termine il progetto Cometa, che aveva preso avvio nei primi anni 90 dopo gli eventi che ci sono stati in Belgio, un grande avvistamento a cavallo tra l'89, dal 1989 e il 1990, ed altri eventi importanti di carattere ufologico. L'opinione pubblica si poneva delle domande, è stato istituito questa commissione Cometa, dove, alla quale partecipavano, insomma, era diretta da alti funzionari militari e scientifici, la crème de la crème francese dell'epoca. Ecco, nel 99, quindi queste sono le dichiarazioni, io adesso sto per leggere le dichiarazioni di un rapporto governativo francese. Sì. Questi oggetti volanti dimostrano la realtà del fenomeno UFO. Hanno notevoli prestazioni di volo silenzioso e sembrano operati, cioè manovrati, da esseri intelligenti. L'ipotesi extraterrestre non può più essere ignorata. Questi extraterrestri hanno un'intelligenza superiore,
e sono tecnologicamente più progrediti di noi. Queste sono affermazioni di un rapporto governativo francese, quindi sottoscritto da Chirac. Ci sono anche altre dichiarazioni che potremmo portare, ma ce ne sono tante. Ad esempio ce ne ho qui una molto interessante, molto breve, del presidente Harry Truman, presidente degli Stati Uniti d'America, che disse: posso assicurarvi che i dischi volanti non sono costruiti da nessuna potenza della Terra. Oppure Eugene Cernan, che è stato un comandante dell'Apollo 17, quindi un astronauta, disse: molte volte mi sono state poste domande circa gli UFO. Ho già detto pubblicamente che sono qualche altra cosa rispetto a noi, qualcosa che viene da un'altra civiltà. Quindi queste cose sono state dette. Wilson Salgado, comandante dell'aviazione militare dell'Ecuador: gli UFO sono veicoli di origine extraterrestre nella nostra atmosfera e dobbiamo condividere il nostro spazio con esseri di altri mondi. Cioè, stiamo parlando di alti ufficiali militari. Un altro astronauta dell'Apollo, Brian O'Leary: esistono molte prove scientifiche di contatti avvenuti con esseri extraterrestri. Esistono molte prove scientifiche di contatti avvenuti con esseri extraterrestri, ma la NASA le ha occultate e tutti quelli che sanno non possono parlare perché sono stati costretti sotto giuramento a tenere la bocca chiusa. Noi abbiamo contatti con culture extraterrestri. Questo era Brian O'Leary, un astronauta del programma Apollo. Insomma, di affermazioni posso leggervene tante. C'è Louis Brugge, progettista e costruttore di aerei famosissimo dell'epoca, dice: non c'è altra possibile spiegazione, i dischi volanti vengono da un altro pianeta. Insomma, ho tanta roba da leggere, se volete, ma forse non è la sede più opportuna. No, comunque tutte queste dichiarazioni convergono, questo è il messaggio importante. Ma ultimamente c'è stata la dichiarazione addirittura della Marina statunitense, sì, anche della Marina militare statunitense, e addirittura del Pentagono, più o meno contemporaneamente. Quindi hanno detto: esistono gli UFO, ma fate come vi pare. Sì, esatto. Allora, ti leggo, Alessandro ci ha risposto: la mia era solo una domanda, non tifo per nessuno. Avevo letto alcuni articoli ed ho chiesto chiarimenti riguardante il discorso di Siracusa Ma certo, ma il mio non era la mia risposta non era rivolta personalmente verso lui che ha posto la domanda. Era una risposta generale per un attimo spazzare il terreno. Sì, dice: non voglio dividere e criticare nessuno, non serve agitarsi tanto per una domanda. Buonasera Alessandro. Comunque non è che si è agitato, è che sicuramente gliel'hanno chiesto tantissime volte a Marco, e ogni volta ha dovuto rispondere in questo modo. Cioè, io leggo tutti i messaggi perché insomma è giusto che abbiate anche voi voce, però cerca di capire anche il punto di vista di Marco, che sicuramente molte volte gli avranno detto questa cosa. Comunque effettivamente Siracusa ha fatto questa cosa qui, quindi voglio dire, una persona può anche sbagliare un giudizio, può anche, cioè, nessuno ha sempre la verità in tasca, no? E quindi, ripeto, il discorso che diceva Marco a mio avviso è giusto, però l'albero riconosciamolo dai frutti e vediamo insomma la persona che contributo dà all'evoluzione collettiva. Insomma, poi il giudizio, a volte uno può anche, tutti possiamo avere un giudizio sbagliato, quindi tutti possiamo anche sbagliarci nella vita, non è che anche un contattista può sbagliarsi, no? Giusto Marco? Ci mancherebbe altro. Ecco, quindi allora io ti leggo anche altri messaggi che ci sono arrivati, poi andiamo avanti. Allora, nell'eventualità si verificasse il finto attacco di cui si parlava prima, per me sarebbe chiaro che è una bufala, e lo dovrebbe essere anche per chi non crede agli extraterrestri. Se non esistono, uguale non sono loro. Se esistono e sono contro di noi, perché dovrebbero apparire e sparare su una città o fare un mini danno dove con i superpoteri che hanno potrebbero averci già cancellato in un secondo senza che neanche ce ne accorgiamo?
Vorrei anche chiedere all'ospite perché loro dovrebbero permettere a quelli che vogliono farlo di essere usati per spaventare noi popolo ignorante e farsi i loro interessi. Se sono buoni come penso, non possono evitare, possono evitare che accada questo. Non possono evitare che accada questo se sono buoni, ecco. E certamente. Tu che cosa rispondi? Che loro potrebbero evitare tutto, anche che in questo momento un bambino muore di fame ogni 3 secondi. Quindi perché non lo fanno? Perché sono cattivi? No, esiste non lo fanno libero arbitrio. Perché noi, esatto, abbiamo il libero arbitrio e abbiamo la libera determinazione dei popoli, cioè dobbiamo crescere sulle nostre gambe. Loro ci indicano la via, come fa un maestro, ma non possono camminare al posto nostro. Quindi voglio dire, cioè noi abbiamo sempre la mentalità del salvatore, ecco, però siamo noi che salviamo noi stessi con la nostra consapevolezza e vibrazione e quindi noi popolo ignorante, ecco, tornando proprio alle parole che usava il nostro ascoltatore, siamo noi che dobbiamo crescere per evitare questi giochi, dobbiamo forse sviluppare un po' un'intelligenza scaltra che ci manca, perché ci manca proprio la consapevolezza, no? Quindi questa intelligenza scaltra è molto importante. Allora, mi arrivano una caterva di messaggi, io andiamo avanti con la trasmissione, altrimenti non riesco più a farti le domande che volevo farti. Allora, parliamo del cover up, ecco, parliamo del cover sì, up. Poi io non ho finito di presentarmi, ma va bene così, parliamo del cover up. Ah, ok, che cosa volevi aggiungere ancora, Marco? No, andiamo avanti, poi le informazioni si possono trovare, non è importante chi sono io, parliamo del cover up. Ok, vabbè, comunque io dopo le informazioni le do, eh. Comunque se tu vuoi aggiungere qualcosa sei liberissimo, Grazie, grazie Gabriele. Ecco, parliamo del cover up allora. Il cover up è l'insabbiamento. Cioè, sì, esatto. Cioè, il fatto che i potenti nascondono la verità. Ci sei? Pronto? Sa che è caduta la linea, quindi lo richiamiamo in diretta, ecco. Allora... lo richiamiamo. No, capita spesso, soprattutto quando parliamo di certi argomenti, Marco. Comunque ti rimetto in diretta, va bene? Ok. Allora. Ci sei? Eccomi, sì. Ecco qua. No, fidati che capita spesso quando tocchiamo determinati argomenti, insomma, ci è capitato. Allora, parliamo dei potenti che nascondono la verità. Abbiamo già detto alcune cose, no? Abbiamo già detto, insomma, che abbiamo questa elite che in qualche modo non vuole il contatto con altre razze superiori, perché sennò anche noi diventiamo superiori e ci evolviamo. Ecco. No, finisci tu. Perché hanno tutto l'interesse, i potenti di turno, hanno tutto l'interesse a mantenere il potere che hanno. Se noi veniamo a conoscenza di questa realtà, significa che ci incontriamo con, chiamiamolo teologicamente, il regno dei cieli, perché questo è il nome teologico della Confederazione Interstellare. Ecco, se noi ci incontriamo con questa realtà, noi veniamo a conoscenza anche della loro altissima filosofia cosmica, veniamo a conoscenza della scienza dello spirito e veniamo a contatto con la libera energia, quindi loro magari ti danno uno specchietto di grande 4 cm per 4, ti dicono mettilo al sole per 5 minuti e avrai energia per l'intera città per 1000 anni. Ecco, loro hanno queste tecnologie, quindi saranno contenti i potenti del mondo di dover scendere dai loro troni e condividere e diventare, rinunciare quindi alla proprietà privata e ai loro incredibili benefici materiali per condividerli con tutto il resto del popolo. Esatto. Tra l'altro ci hanno inculcato, cioè per giustificare la società capitalista, io dico sempre, no? Ci hanno inculcato il demone comunista, cioè tutto ciò che è comune è in qualche modo, capito, da demonizzare. In realtà il comunismo, tra virgolette, se non è esasperato, è in realtà una cosa buona, perché comunque un patrimonio comune di tutti
tutti, è un patrimonio di cui possiamo fare tutti uso. Oggi i beni di uso comune sono distrutti, no? E quindi... Che cosa nelle loro società non c'è la proprietà privata, non voglio dire che sono comunisti, ma comunque sono comunitaristi, ecco, esatto, se comunitaristi, utilizziamo un altro termine, altrimenti se dici comunista, insomma, sono extraterrestri, quindi sono già extracomunitari, se in più sono anche comunisti proprio siamo messi male. Quindi figurati qua che cosa viene fuori, ecco. Ma ecco, io volevo anche chiederti, tu hai parlato anche di diverse razze, insomma, cioè le razze della Confederazione sono quelle che noi tutti conosciamo, i pleiadiani, insomma. Magari noi tutti conoscessimo. Vengono allora, in mente loro. Le razze nella Confederazione Interstellare sono miliardi. Esatto, immagino. Quindi noi conosciamo così vagamente dei nomi che definiscono delle posizioni geografiche, ma poi faccio un esempio, il venusiano Orton, con cui parlava George Adamski e che tra l'altro è anche in contatto con contattisti odierni, Orton, definito venusiano perché veniva dal pianeta Venere, ma sì. Che significa venire dal pianeta Venere? In realtà la civiltà autoctona del pianeta Venere, la forma fisica della civiltà autoctona del pianeta Venere è anfibia, sono creature che vivono ancora molto nell'acqua, eppure sono una vera civiltà, sono più arretrati di noi sulla scala evolutiva, ma sono più evoluti sulla scala dell'evoluzione etica. Quindi la Confederazione ha realizzato degli apparecchi apposta per loro per farli viaggiare nell'universo, viaggiano nell'universo, quindi sono anche venuti sulla Terra. Questi venusiani con i piedi palmati, le mani palmate, questi esseri anfibi. Però allora perché Orton si definiva venusiano? Che lui non è anfibio, è un uomo alto, bello, biondo, con i capelli lunghi, o così comunque si presenta, si presentava. Quindi anche lì bisogna un attimo vedere cosa loro ci dicono e in che periodo storico, perché loro ci rivelano le verità cosmiche, quelle che diciamo così non sono le verità spirituali che noi dobbiamo acquisire per migliorare noi stessi, ma che sono le verità, diciamo così, le informazioni di folklore. Loro ce le rivelano gradualmente in base al periodo storico, in base alla nostra capacità culturale e mentale di recepire certe informazioni. È lo stesso motivo per cui negli anni 50 si presentavano con dischi volanti che oggi sembrerebbero le carrette della nonna, che tutti fatti di piombo sembravano. Sì. La seconda guerra mondiale, e oggi invece si manifestano con dei dischi volanti fatti di plasma luminoso che cambiano forma mentre si sdoppiano, o dai quali, che ne so, da un oggetto che è grande 5 metri fuoriescono 1000 oggetti altrettanto grandi. Quindi che cosa significa? Ci stanno dimostrando che in realtà loro sono qualcosa di più, loro sono esseri che hanno padronanza sulle dimensioni. Le dimensioni in cui si esprime la vita, quindi le dimensioni terza, quarta, quinta, sesta e così via. Ecco, è questo il motivo per cui loro oggi si manifestano così e ieri si manifestavano in maniera più grezza, passatemi il termine. Perché ieri la nostra capacità di percezione, la nostra capacità di ricezione di questa realtà cosmica era quella degli anni 50. Oggi invece è quella del nostro periodo, e quindi riusciamo anche a capire il discorso delle energie e così via. Oggi non voglio fare una citazione banale New Age, ma oggi grazie alla fisica dei quanti e alle ultime scoperte in questo ambito abbiamo la possibilità anche solo di immaginare la realtà in una maniera che negli anni 50 era più che fantascientifica, era inimmaginabile. Esatto, forse dovremmo proprio partire dal concetto di fantascienza, no? Noi consideriamo queste storie fantascienza, ma un cellulare un tempo non era fantascienza, quindi voglio dire, ecco, questo già insomma ci fa aprire sempre di più, no? Al nuovo e al diverso, tra virgolette. Ma fondamentalmente, Marco, qual è il messaggio
di questi extraterrestri? Cioè, la parola è amore? Il messaggio degli extraterrestri è pace su tutte le frontiere, pace al di sopra di tutte le frontiere, amate il prossimo come voi stessi. Loro sono i servitori di quel personaggio che noi chiamiamo Gesù Cristo, Sì, è un messaggio cristico. quell'essere più evoluto e meraviglioso dell'universo, l'avatar degli avatar, il re dei re, il maestro dei maestri. Ecco, loro sono suoi servitori, quindi è logico che ci portino il suo messaggio e ce lo portano su un piano logico attuale, cioè loro dicono le antiche conoscenze teologiche e filosofiche, portatele su un piano logico attuale, sul piano della logica attuale. Non siete in grado? Vi aiutiamo noi. Hanno dato migliaia di messaggi da Adamski, ma soprattutto il mitico e mitologico Eugenio Siragusa ha dato 40-50 anni di messaggi che se li metti uno sopra l'altro fai una torre. Quindi ecco, studiate la scienza dello spirito e vedrete che troverete approfondito e amplificato il messaggio evangelico. A me, Marco, ha molto colpito in uno dei tuoi video che ho visto su YouTube il fatto che loro ti abbiano detto che l'uomo comune, quindi l'uomo ignorante che ignora tutto questo e anzi in qualche modo discredita tutto questo, no? L'uomo comune per loro è un perfetto pazzo. Puoi spiegare meglio questo concetto? Sì, non l'hanno detto a me, loro lo hanno detto, mi sfugge adesso, mi devi scusare, ma Sì, credo che comunque sia Ashtaran, una cosa del genere, adesso mi ricordo. chi ha pronunciato questa frase è un marziano, Ok, così si definisce, sì, esatto, bravo, quindi bravo, un scusami, uomo sì. che viene da Marte, che si chiama o si fa chiamare Regga di Ok. nome. Seppure i nomi loro li utilizzano per noi, perché tra loro, per quanto ne sappiamo, non utilizzano nomi. Ecco, questo marziano di nome Regga ha detto l'uomo, ma non tanto l'uomo ignorante, proprio ha detto l'uomo normale, L'uomo l'uomo normale. comune, l'uomo della strada, cioè l'uomo che lavora 8 ore al giorno, va a messa la domenica, che ha la famigliola, che a Natale fa l'albero di Natale e ci facciamo i regali, ci scambiamo i regali. E che a Pasqua fa la Pasqua col pranzo con gli amici e coi parenti. Ecco, l'uomo normale per noi è un pazzo. Questo ha detto. Quindi, ecco, valutiamo un attimo quali sono È i un pazzo parametri. perché? Perché ha rinunciato alla spiritualità, alla visione spirituale, alla famosa scienza dello spirito. È un pazzo perché vive sotto ipnosi, Esatto. vive senza sapere chi è lui, senza sapere perché vive, da dove viene. Il senso dell'esistenza, dove è diretto, senza sapere nulla. Quindi, come dici tu, sì, anche per questo, anche perché ha rinunciato alla conoscenza, cioè si è adagiato e auto-intrappolato in quelli che sono i meccanismi di schiavitù psicofisica che ci presenta questa società. Non per caso questa società è governata dalla mente satanica, dalla mente anzi Sì, luciferica, da luciferina. psicopatici, insomma. Dal principe di questo mondo, come Sì, viene definito. Ma tra poco assolutamente sì. torna il re, che allora per il principe non c'è più spazio. Allora, io ti leggo ancora altri messaggi che ci sono arrivati. Allora, vediamo un po'. Buonasera a tutti. Proprio ieri ho dato uno sguardo su YouTube e mi sono fermato su Marsili. Un caso o sono loro? Ovviamente Caria, Tonini, Massao, eccetera. Anche loro li guardo spesso. Poi mi dice questo mio ascoltatore, Michele, mi rivolge a me questa domanda, però la rivolgo anche a te. Gabri, hai visto che al Colosseo c'è la statua di Moloch? E guarda caso all'aeroporto di Denver la statua del dio Anubis e di un cavallo con degli occhi. Ma tutta cristianità a go-go, cosa ne pensate? O siamo ancora complottisti? Per non parlare delle milestones ad Atlanta, le famose pietre, insomma. C'è un video anche di Adam Cadmon. PS, dai che arriveranno i pleiadiani, coraggio. Ecco. Quindi. Allora, grazie innanzitutto di aver citato Pier Giorgio Caria tra le persone che lui segue, tra i ricercatori che lui segue, perché Pier Giorgio Caria per me e per i ragazzi della nostra associazione, del nostro gruppo, è un mentore vero e proprio. E a me
e lo dico chiaramente, e questo lo dico sempre, Pier Giorgio Caria mi è stato indicato esplicitamente dagli extraterrestri. Mm. Ed è stato Pier Giorgio Caria, infatti, a fungere da ponte che poi mi ha portato a Giorgio Bongiovanni, guarda caso, no? Questo, sì. Tutto questo nel giro di pochissime decine di giorni. Quindi, questo voglio dirlo, non finirò mai di ringraziare Pier Giorgio per tutto quello che fa e per l'immenso lavoro che fa, non solo pubblico, ma anche privato, con i suoi amici e con i suoi fratelli minori. Ecco. Mm. Quindi, grazie all'ascoltatore. E okay. Per quanto riguarda la domanda, ma sì, ci sono queste statue in giro, ma perché sono le scenografie di questi stregoni che tentano? Perché il lato esoterico è molto più presente di quanto pensiamo, è quello il punto, perché l'uomo comune non crede a niente, ma in realtà, voglio dire, questi giocano sul lato esoterico, ma lo fanno in modo negativo, no? Che ne pensi, Marco? Giocano sul lato esoterico e utilizzano le forze psichiche e varie tipologie di energie sottili attraverso l'utilizzo appunto di simboli archetipici, attraverso l'utilizzo di contesti metaforici e così via. Utilizzano queste forze per convogliare lo psichismo dei popoli, e questa è l'ipnosi collettiva, così come utilizzano la musica, il cinema e tutto quello che è tutta quella che è la cultura umana, a partire dalle accademie, dalle università, che molti professoroni, espertoni, lor signori si trincerano dietro il loro titolo di professore. Certo. Io dico sempre che i laureati, quelli più cultura hai fatto, più sei schiavo del sistema, quindi più titoli hai e più sei schiavo del sistema. Infatti, guarda caso, chi è, i laureati, anch'io sono laureato, io ho confutato tutto quello che ho studiato, insomma, molti laureati sono quelli più, sono i più scettici, più sono i più schiavi. Ecco, quindi... Perché i testi di studio e l'ambiente accademico sono strutturati precisamente per produrre lo schiavo perfetto, e esatto, lo schiavo anche arrogante, saccente nei confronti. L'arrogante. Lo schiavo arrogante e saccente. Allora, non penso che sia inutile studiare, solo che va poi superato. Non è che tu hai studiato anni e hai capito la vita. E allora, che significa? Io che non ho magari completato gli studi universitari, ma ho studiato 15 anni, cioè ho l'equivalente di 3 lauree, 4 lauree, 5 lauree, come la mettiamo? Anche se non c'ho il biglietto. Tu pensa che, Marco, io questo lo racconto sempre, lo racconto spesso, io sono laureato in politica e integrazione europea, mi è piaciuto tantissimo l'università, un'esperienza bellissima, però non mi hanno spiegato che il denaro nasceva dal nulla, alla fine l'ho spiegato io nei miei libri, e questo ha confutato molte cose che mi sono state comunque dette, perché, cioè, vuol dire, devi spiegarmi che il denaro nasce dal nulla, e che, insomma, che l'economia è comunque una finzione, un gioco di società, è una finzione scenica, questo me lo devi dire, e mi devi dire che il debito pubblico a questo punto è finto. E, insomma, ma poi cade tutto. È molto importante questa cosa qua, è molto importante anche, insomma, mettersi sempre in discussione, no? È molto importante. Ascolta, ti leggo altri messaggi che ci sono arrivati. Ciao, sono Gabriele da Romano e Zelino. Può chiedere gentilmente al suo ospite se conosce Salvatore Freixedo con il libro Difendiamoci dagli Dèi? Non ho approfondito, quindi non posso parlare con cognizione di causa, però ho capito il personaggio. Diciamo che non ho una conoscenza approfondita del suo libro e del suo punto di vista, quindi non posso parlarne. Ok. Invece Enzo mi scrive: buonasera Gabriele, la scienza dello spirito, qui accennato Marco, è la stessa di Rudolf Steiner o è qualcosa di diverso? Grazie per la trasmissione. Grazie, è la stessa di Rudolf Steiner, sì, diciamo che Rudolf Steiner ha affrontato la scienza dello spirito in una maniera, tra l'altro, monumentale, da bravo austriaco, in una maniera monumentale, secondo quello che era il periodo storico in cui ha vissuto. Io ho un rispetto quasi reverenziale per tutto quello che ha prodotto Steiner, però voglio aggiungere qualcosa.
Non è che Steiner ha detto A e allora A diventa un dogma. Certo, ecco, certo. Perché spesso gli steineriani diventano una religione. Ecco, io non sono d'accordo con questo atteggiamento. Perché siamo tutti in evoluzione. Esatto, perché Steiner ha detto questo sull'educazione dei bambini, allora la cosa giusta è questa. Ma Steiner viveva in un periodo storico in cui i bambini non nascevano con lo smartphone in mano, quindi non poteva immaginare questi sviluppi. E quindi quello che lui ha detto va attualizzato. Oppure sull'alimentazione. Ma oggi l'alimentazione è completamente adulterata rispetto al periodo storico in cui ha vissuto Steiner, quindi va valutato diversamente. Oggi se tu mangi una mela, l'apporto energetico e vitaminico e così via che ti dà una mela non è lo stesso che ti dava ai tempi di Steiner, perché il nostro cibo oggi è adulterato, quindi bisogna capire le situazioni, valutarle e mai fanatizzare il personaggio. Però sì, la scienza spirituale è sicuramente stata espressa da Steiner, che se non erro con grande probabilità, e questa è un'informazione che può anche lasciare il tempo che trova, ma la voglio dire, con grande probabilità era una incarnazione molto importante, forse addirittura di un apostolo. Sicuramente. Allora, Giovanni Di Malo invece ti chiede: ciao, sono convinto anch'io che ci sono entità che scendano da noi, ma non possono interferire con il corso della nostra vita. Desideravo sapere cosa ne pensi della Terra Cava. Bella trasmissione, un caro saluto. Grazie della bellissima domanda. Allora, non possono interferire con la nostra vita? Ecco, fino a un certo punto, perché possono interferire innanzitutto se tu dai il consenso non è più un'interferenza, ma diventa una relazione. Io il consenso l'ho dato. Bravo. Ma poi possono interferire, e come, gli esseri di cui stiamo parlando, perché gli esseri di cui stiamo parlando non sono al nostro stesso livello evolutivo, sono i nostri tutori, sono gli allevatori della vita, loro sono i giardinieri di questo pianeta e noi siamo i semi, le piante, i frutti, i fiori. Quindi loro possono e come intervenire, direi, sul corso della nostra evoluzione, e lo fanno. Sono loro che sospingono la storia, il divenire storico di questa umanità, e anche a livello geologico. Loro governano l'universo, loro governano la creazione. Sono questi gli esseri di cui stiamo parlando. Non stiamo parlando semplicemente di personaggi che hanno imparato a costruire le astronavi e a viaggiare nello spazio, quindi ci visitano per motivi di studio, che ci sono anche questi. Certo. Ma stiamo parlando di extraterrestri con cui era in contatto Eugenio Siracusa, gli esseri con cui è in contatto Giorgio Bongiovanni e così via, sono i direttori del coro, del firmamento, quindi possono, e come, loro sono i signori del karma, sono i signori della storia, sono i signori del tempo e dello spazio, sono gli dèi, quindi possono interferire, intervenire, hanno potere di vita e di morte su di noi. Marco, ti volevo chiedere però a questo punto, visto che tu dici, insomma, loro sono i nostri tutori e quindi ci devono tutelare, no, in qualche modo, e come affronteranno la situazione del pianeta tuo, per quello che ne sai, per quello che ne sai tu, insomma, abbiamo un'elite che non vuole la nostra evoluzione e che tiene bloccato e ostaggio un pianeta, insomma, cioè, come affronteranno questa elite? Ma lo stanno già facendo, loro è il popolo che vuole essere schiavo e continua a stare in posizione prona. È il popolo che preferisce andare allo stadio la domenica piuttosto che studiare e informarsi, conoscere la scienza spirituale o anche soltanto le informazioni comuni. È il popolo che sceglie costantemente di restare ignorante e indifferente, è il popolo che è arrogante addirittura nella propria ignoranza, è il popolo che vuole e quindi merita i governanti che ha, perché se il popolo cambiasse, cambierebbero i governanti. Cioè, la realtà non funziona meccanicamente e basta, e quella meccanica della realtà non è casuale, è causale, quindi noi poniamo le cause e poi viviamo gli effetti. Se il popolo pone delle cause di questo tipo, gli effetti che riceve sono dei governanti luciferici, quindi
purtroppo dobbiamo renderci conto di questo, la gente se ne frega, la gente non vuole, la gente, ieri leggevamo un messaggio di Astra Sharon che diceva c'è ancora troppa gente che dice questo per me è troppo evoluto, è troppo. E quanta gente quando noi facciamo questi discorsi dice sì vabbè ci credo però basta perché devo andare a fare la spesa e poi per me questi discorsi sai sono troppo, io va bene tutto, va bene però è troppo per me, ma come è troppo per te? Ma devi aprire il cervello e il cuore, cioè deve essere troppo. Come fa a non essere troppo la verità del tempo di tutti i tempi? Certo che è troppo, deve essere troppo, ti deve uccidere e far risorgere, ti deve distruggere e ricostruire. Questo è quello che deve fare in te la grande verità. E per questo occorre coraggio, occorre amore, occorre molta umiltà e molta molta pazienza. Quindi chi è disposto a fare questo? Ma no, forse è meglio andare in discoteca, va stasera. Ecco, così ragiona la gente. Quindi ha i governanti che si merita. In questo contesto gli extraterrestri si prendono cura soprattutto dei gruppi di persone o delle singole persone che cercano, come dicevamo prima, di amare il prossimo come se stessi, quindi di portare avanti questi valori positivi. Noi nel nostro piccolo, con il nostro gruppo e tanti altri ce ne sono nel mondo, amici o anche sconosciuti, altri gruppi che cercano di organizzare eventi, strutturare contesti di divulgazione, di unione fraterna, di condivisione, di beneficenza, perché no, di conoscenza, di approfondimento di queste tematiche, questi gruppi di cui gli extraterrestri si interessano sono gruppi di persone che hanno deciso di dare una svolta alla propria vita. Certo. Una svolta positiva, ma per fare questo, ripeto, occorrono quelle qualità che ho enunciato prima e occorre dedicare tempo anche, energie psicofisiche e anche risorse, anche denaro, perché in questa società il denaro è un mezzo fondamentale, no? Per poter viaggiare, per sì. Poter... E quindi le trovi? È facile o difficile trovare persone disposte a dedicare un po' di tempo, di energie e di risorse economiche a questa grande causa? Ecco, non è per niente facile. Sì. Gli extraterrestri cercano, questi esseri meravigliosi, cercano collaboratori sulla Terra e difficilmente li trovano, perché sono molto rare le persone che sono disposte a fare questo e anche a subire il ridicolo. Il senso del ridicolo, sì, assolutamente sì. E, allora ti faccio le ultime due domande e poi ci concentriamo gli ultimi minuti su di te, Marco. Allora, Dario ti chiede velocissimamente cosa pensi di Voladores di Carlos Castaneda. I Voladores sono delle, se la memoria non mi inganna, delle entità astrali, sì. Entità energetiche negative che vampirizzano gli esseri umani. Esistono, appunto dicevo, bisogna stare attenti anche ai messaggi che si ricevono, bisogna vedere sempre i frutti, perché nel mondo astrale e spirituale esistono entità di vario genere e tipo, positive e negative, che svolgono dei ruoli, diciamo, positivi o negativi, quindi bisogna stare attenti. Ecco, proprio nello specifico Voladores vogliamo parlare in generale di entità negative o di che si chiamano così larve astrali. Esatto. Ecco, si attaccano ai nostri vizi, cioè la vibrazione che produce una determinata azione o di una determinata emozione che noi svolgiamo, che noi proviamo, una vibrazione magari che si produce quando uno beve alcol, è una vibrazione che attira certi tipi di larve, certi tipi di entità, quelle godono di quella vibrazione, quindi ti stimoleranno a rivivere quelle situazioni, a bere alcol, ti produrranno, uno psichismo intorno a te che ti coinvolge su quella vibrazione lì, perché affinché tu faccia quelle azioni, compia quelle azioni e loro possano continuare a sperimentarle. Quelle sensazioni, quelle vibrazioni, quindi sì. Diventa un cane che si morde la coda e ti impedisce di evolvere. Sì. E invece poi Luca ti chiede: come? Luca invece ti chiede cosa pensi degli spiriti guida?
Cosa penso di? Degli spiriti guida. Ah, gli spiriti guida. Gli spiriti guida fanno parte anche loro di queste schiere angeliche di cui abbiamo parlato. Sono esseri luminosi, cristici, diciamo, che svolgono una funzione di tutela nei nostri riguardi. Ma se parliamo dell'angelo custode, io direi che l'umanità di oggi, la stragrande maggioranza delle persone, non ha l'angelo custode, ha il demone custode, a vedere da come si comportano. E non sto pensando. Quindi bisogna vedere, lo spirito guida può essere anche negativo. Mi sembra che l'umanità non abbia spiriti guida positivi. È mal consigliata, sì, in effetti sì. È mal consigliata. Sì. Marco, allora, dipende da noi, dipende tutto da noi, Gabriele, perché se noi operiamo positivamente, attiriamo positività e quindi esseri positivi. Esatto. Bisogna fare pulizia. Allora, Marco, vuoi rispondere allora a quella domanda che ci chiedeva il nostro radioascoltatore, il discorso di chi verrà salvato, chi no, chi verrà prelevato? È vera questa cosa, intanto? Allora, gli extraterrestri hanno detto già ormai da 70 anni praticamente che questa cosa è vera, avverrà che alcuni verranno salvati, ma è scritto già nei Vangeli. E due saranno a lavorare alla mola, uno verrà preso e l'altro lasciato, e due saranno a lavorare nel campo, uno verrà preso e l'altro lasciato, e due saranno nella casa, uno verrà preso e l'altro lasciato. Qui quando parla del prelevamento degli eletti, ecco, gli eletti vengono prelevati in questa maniera, ma non tutte le persone buone, perché non basta essere buoni per essere eletti. Gli eletti sono, io direi, sono i perfetti, ecco, se per usare un termine un po' forte. Quindi questi vengono prelevati, e tutti i bambini che in quel momento si troveranno a vivere sulla terra vengono prelevati. Se dovessero per qualche ragione vivere una morte traumatica in quel momento, verrebbero comunque prelevati in spirito, quindi il corpo astrale con dentro l'identità spirituale, l'intelligenza individuale, spirituale. Quello è l'importante. Ma perché c'è un evento cataclismatico che dà origine a questo? Sì, sono previsti questi eventi, ma dal punto di vista naturale, quindi geologico, e ambientale, climatico e così via, perché ricordiamo che i quattro cavalieri dell'Apocalisse non sono altro che quattro elementi della natura: acqua, aria, terra e fuoco. E mi sembra che è di pochi giorni fa la notizia che il cavaliere dell'Apocalisse, che chiamiamo fuoco, ha dimostrato di saper fare quello che vuole. In Australia in un mese se l'è mangiata tutta, tranne le parti desertiche dove c'era vegetazione, ha mietuto. Quindi i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono i quattro elementi della natura. Noi stiamo vivendo nel periodo che viene chiamato dell'Apocalisse, cioè della rivelazione. Sì, della rivelazione, dello svelamento. Okay. Noi stiamo vivendo in questo periodo e siamo all'apice, ecco, siamo al culmine di questo periodo. Ecco, quindi eventi cataclismatici o cataclismici di questo tipo ci sono e sempre più ci saranno, ma il prelevamento potrebbe avvenire in maniera più traumatica, se vogliamo, di fronte allo scoppio di una guerra nucleare. Ho capito. Ma lo permetteranno, secondo te, scusa, la Confederazione, una guerra nucleare, la permetteranno? Loro dicono che non permetteranno che il pianeta venga distrutto a causa di una guerra nucleare, interverrebbero prima, però noi dobbiamo scottarci con il fuoco che abbiamo acceso. Quindi se decidono di fare una guerra nucleare, di far esplodere una guerra nucleare, probabilmente qualche miliardo addirittura di morti li vedremo. Poi ci sarà il loro intervento, quindi è una questione di ore o di poco tempo. Ecco, loro dicono: a noi bastano 8 minuti, in 8 minuti del vostro tempo noi blocchiamo tutto sulla Terra.
quindi loro possono fare tutto quello che vogliono, però noi dobbiamo subire le conseguenze delle nostre azioni, dobbiamo raccogliere i frutti di quello che andiamo seminando, altrimenti sarebbero già intervenuti, no? Ok, Marco, ascolta, cosa volevi aggiungere su di te ancora, visto che prima mi hai detto che insomma volevi aggiungere qualcosa su di te ancora? Sì, in realtà era una battuta per dire che abbiamo iniziato con la presentazione, ho iniziato presentando me stesso e poi in realtà si è aperto un discorso subito con domande e risposte e quindi sono felice di come sia andato. Era più che altro una battuta in questo senso. Ah, ok. No, perché comunque ci hanno invaso di messaggi, allora volevo leggerti anche i messaggi per interagire col pubblico, giustamente, insomma, quindi... È importantissimo, assolutamente. È importantissimo, sai che è importante, insomma, questa cosa qua, non devo spiegarti niente. Ascolta, allora, ricordiamo un po' i tuoi contatti, quindi per chi ti volesse contattare. Tu hai un canale YouTube che si chiama appunto Marco Marsili, quindi se vogliono iscriversi, insomma... Basta cercarti su YouTube. Hai anche un sito web che è www.marcomarsilioofficial.it e dove si possono trovare anche le date dei tuoi eventi, delle prossime conferenze e c'è anche il link per richiedere il libro di I viandanti delle stelle. Questo libro quando è stato pubblicato? Questo libro è stato pubblicato nei primi mesi dello scorso anno, okay. Quindi sì, ha quasi un anno questo libro. C'è tutta la tua esperienza, no, in quel libro? Ci sono alcune esperienze, in realtà sono poche e cesellate e misurate, perché non è il momento di dire proprio tutto, okay. Per quanto riguarda le mie esperienze, cioè diciamo così, le esperienze che hanno un valore, che possono significare qualcosa anche per gli altri, allora devono essere divulgate, ma esperienze che io vivo e che se vengono comunicate agli altri magari servono solo per esaltare me stesso o per fare certo. Dei discorsi, no? Così, che non hanno poi attinenza nel reale, nella vita del prossimo, non portano nessun beneficio, allora quelli vengono taciuti. Certo, certo. Per ora almeno. Comunque il libro è il primo, credo, di una lunga serie. Intanto il secondo andrà in stampa tra poco e il terzo è già in cantiere, lo sto scrivendo. Quindi per adesso andiamo avanti, poi speriamo che queste esperienze con i signori delle stelle si facciano sempre più frequenti e che io abbia modo di comunicarle agli altri sempre e comunque secondo le loro volontà. Che bello. Hai anche un gruppo su Facebook che si chiama Dal Cielo alla Terra Gubbio, giusto? Sì, okay. È un gruppo Facebook. Tra l'altro proprio l'altro giorno guardavo quanti iscritti ci sono e con sommo stupore ci sono più di 3.500 iscritti in questo gruppo, quindi sono felicissimo. È da un po' di tempo e quella lì è un po' la finestra web dell'associazione culturale Dal Cielo alla Terra Gubbio, perché lì pubblichiamo le notizie, gli ultimi aggiornamenti, diciamo così che in questo gruppo Facebook Dal Cielo alla Terra Gubbio vengono pubblicati anche i messaggi degli extraterrestri, i messaggi in tempo reale, gli extraterrestri quindi delle sfere cosmiche e anche delle sfere spirituali. Siamo sempre sul pezzo, cerchiamo di essere sempre sul pezzo perché questo è quello che è il nostro compito e ovviamente pubblichiamo anche gli aggiornamenti sugli eventi, conferenze, seminari e così via. Certo, poi hai anche un'altra pagina Facebook che si chiama UFO/OVNI Real Foto e Video che ha più di 20.000 iscritti, ecco, sì. Che è un archivio di immagini. Hai anche un canale Instagram che è Marco Marsili Official. E sei direttore della rivista web Nuova Poseidonia, ecco, sì. Che è un mensile di scienza spirituale e filosofia cosmica che ha più di 15.000 visite ed è consultabile e scaricabile gratuitamente in PDF al sito www.giorgiobongiovanni.it. Lo scaricherò, te lo prometto. Ecco, perfetto. Sono molto curioso, ecco, di leggere. E c'hai anche una mail, posso dirla? Ecco, una mail per scriverti? Sì.
Ok, la mail dal cielo alla terra gubbio @gmail.com. Quindi questa è la tua mail diretta, insomma, per contattarti? Sì, diciamo, è la mail dell'associazione, poi le Ok. persone che si rivolgono a me, i ragazzi che si occupano della mail, mi girano le mail che si rivolgono a me. Ok, allora, già che ci siamo, diciamo anche i tuoi prossimi eventi. Allora, tu sabato 1 febbraio, una conferenza a Perugia, ecco, quindi insomma le tue zone. Ecco, dal titolo Extraterrestri, chi sono, perché vengono e cosa vogliono, presso l'Etruscan Hotel di Perugia in via Campo di Marte 134. E sabato invece 8 febbraio, scusate, sabato 8 febbraio, quindi il sabato successivo, hai una conferenza a Lugano, in Svizzera, dal titolo Gli Atlantidei e gli Extraterrestri. E sabato 15 febbraio invece hai una presentazione del libro I viandanti delle stelle a Tiezzo di Azzano, provincia di Pordenone. Giusto? Sei stato perfetto. Ok, hai qualche altro evento che dobbiamo aggiungere? No, vorrei dire che domani ospitiamo sempre a Perugia, quindi dalle mie parti, ospitiamo con grande piacere un seminario di Pier Giorgio Caria, del nostro amato mentore. Quindi chi vuole partecipare trova agli indirizzi che abbiamo citato, trova tutti i riferimenti per i contatti. Ok. E, bene, Marco, siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Io mi scuso, è durata molto più di quello che avevamo previsto, perché purtroppo, insomma, io non sono riuscito neanche a leggerti tutti i messaggi che sono arrivati, ti dico la verità. E quindi, insomma, mi rammarico con alcuni, ma se li leggo tutti non riusciamo neanche a... Andiamo oltre l'orario, insomma. E, io ti ringrazio veramente per questa bellissima chiacchierata. E c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Insomma, dimmi tu. Gabriele, voglio aggiungere che ringrazio te tantissimo Radio Gamma 5 perché anche perché il fatto che l'intervista è stata più lunga del previsto ci ha permesso di trattare in maniera approfondita certi argomenti e sono stato felicissimo di poter partecipare, sono sempre molto onorato di poter parlare di questi argomenti così importanti per tutti noi. Quindi spero, ecco, più che altro spero di averlo fatto in maniera corretta, positiva, puntuale e di non aver creato magari qualche antipatia col mio modo focoso di parlare di certe cose, perché è proprio il mio modo, ecco, non ce l'avevo né con l'ascoltatore di prima che ha detto non c'è bisogno di agitarti, ma sono proprio io che sono così. Quindi, Vabbè, ma a ecco volte, sai, a questo. volte non, quando si è distante, quando non ci si vede vis-à-vis, no? A volte, insomma, digitalmente, ecco, virtualmente si possono fraintendere certe cose. Dal vivo si fraintendono, figuriamoci, insomma, quando si è distanti e si comunica, no? Quindi. Insomma, non figurati. Ok, Marco, allora io ti ringrazio veramente di cuore e spero di leggere il tuo libro I viandanti delle stelle, ti dico la verità, insomma, andrò sul forum, lo compilerò, insomma, e prenderò una copia oppure magari ci scambieremo i libri se vorrai, insomma, se Ma desidererai molto così. volentieri, molto E volentieri. ti manderò un mio libro, tu magari mi mandi il tuo, quindi ci scambiamo i nostri lavori. E niente, io ti ringrazio ancora e spero di riaverti mio ospite qui a Gamma 5. Magari tra qualche mese scegliamo un nuovo argomento e parliamo di qualche altra cosa, insomma, ecco, sempre afferente al tema dell'ufologia, della spiritualità e quant'altro. Ecco. Grazie Gabriele, sarò felicissimo di partecipare quando mi chiamerete e mando un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori. A Bene, Marco, grazie, buona serata. Ciao, presto. ciao, ciao.